Ciao a tutti, oggi iniziamo a parlare di matrici. Questo è il primo video della playlist, io come sempre vi consiglio di seguire l'ordine che trovate nelle playlist che vi creo, perché sono fatte apposta per permettervi di imparare tutto quello che dovete sapere su questo argomento. Come sempre partiamo con il primo video in cui parliamo dell'ABC. Cosa dobbiamo sapere sulle matrici? Innanzitutto, cosa sono le matrici? La matrice è una tabella formata da un numero di righe e un numero di colonne. Pensate come per esempio a una tabella in Excel. Io nella matrice A ho 3 righe e esattamente 4 colonne. Una maniera abbreviata per descrivere la matrice è la seguente. Dire che una matrice è 3x4 vuol dire che è una tabella formata da 3 righe e 4 colonne. Allo stesso modo la matrice B è formata da 3 righe e 2 colonne, quindi scrivo 3x2. Se il numero di righe è uguale al numero di colonne, allora abbiamo una matrice quadrata, come questa. Questa è una matrice 2x2, due righe e due colonne. Ogni elemento si indica con una posizione. Per esempio, 0 è l'elemento di posto 2, 3 e si indica così. Allo stesso modo, 3 è l'elemento di posto riga 1, colonna 4. Quindi si scrive con A minuscolo per indicare che la matrice è A maiuscola e quindi l'elemento è A minuscolo, 1, riga 1, colonna 4, come battaglia navale. Allo stesso modo, nella matrice B, tutti gli elementi, che li chiamiamo B piccolo, si individuano con la stessa logica, per cui 0 è l'elemento di posto 1, 2, prima riga, seconda colonna e così via. Questa scrittura, questa notazione vi servirà per capire meglio le formule nei prossimi video. Ora andiamo a vedere le operazioni che si possono fare con le matrici, in particolare la somma e la sottrazione. Partiamo come sempre da un esercizio semplice. Innanzitutto dovete sapere che la somma e la sottrazione tra matrici è possibile farla solo tra matrici dello stesso tipo. Questa matrice è una matrice di ordine 3x1, 3 righe, una colonna, e anche questa matrice. Se questa matrice aveva un'altra dimensione, non potevamo fare la somma. Il risultato di questa somma sarà ancora una matrice dello stesso tipo, quindi una matrice 3x1, che si chiama anche matrice colonna, ovvero una matrice formata da una sola colonna. Il risultato quindi è una nuova matrice il cui elemento di posto 1, 1, quindi prima riga, prima colonna, sarà la somma dei suoi elementi, 1 più 4, 5. E così per i successivi, meno 2 più 3, 1, e infine 6 più meno 5 vuol dire 6 meno 5, 1. Come vi dicevo, ho ottenuto di nuovo una matrice dello stesso tipo, 3x1. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho 3 matrici e ho sia la somma che la sottrazione. Come sempre la prima cosa da verificare è che le 3 matrici siano tutte dello stesso tipo. Questa ha 3 righe e 2 colonne e idem le altre due. Quindi avendo tutte lo stesso tipo possiamo procedere con le operazioni. Abbiamo detto che il risultato è ancora una matrice dello stesso tipo, quindi sempre 3x2, dove al posto 1, 1 dobbiamo mettere un numero che è il risultato dell'operazione dei posti 1, 1. Quindi 1 più meno 1 fa 0, meno 6, meno 6. Ormai avete capito la regola, quindi mettete stop e fatti successivi. Ok, ora facciamolo insieme. 4 più 3, 7, meno meno 3, fate attenzione ai segni, vuol dire meno per meno più, 7 più 3, 10, meno 2, meno 2, meno 4, 0, niente, 3 più 2, 5, meno meno 15, vuol dire 5 più 15, 20, 6 meno 5, 1, meno 12, fa meno 11. Ultimo, ho finito i colori, quindi come potete vedere li ripeto, l'importante è che capiate che l'operazione va fatta sempre tra i coefficienti che stanno nello stesso posto, quindi non possiamo mai sommare il coefficiente di posto 3, 1 con il coefficiente dell'altra matrice di posto 2, 2, ok? Quindi l'ultimo è lui più lui meno lui. Meno 5 più 1 fa meno 4, meno 9 fa meno 13. E questo è il risultato della nostra matrice. Quindi come potete vedere la somma e la sottrazione tra matrici dello stesso tipo è molto facile. Vi lascio a voi divertirvi con gli esercizi. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto.
aperto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama Ripasso Generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.